Amici ed amiche del Bar del Baseball, buonasera e benvenuti alla 18ª puntata del nostro format extra inning in versione light e speciale per analizzare le prime due gare di semifinale che si sono giocate venerdì e sabato al Gianni Falchi di Bologna, allo Steno Borghese di Nettuno. Semifinale iniziate col botto, con la doppia sorpresa, infatti sia il Parma di Poma che il San Marino di Chiarini hanno vinto due partite in trasferta, ribaltando il fattore campo e avendo la possibilità già martedì di brindare all'accesso alla finalissima della Serie A 1 2019. Il Bologna ha perso 10-3 e 6-3 in casa. Buonissima partita di Erli Casanova, partita no dei lanciatori gli stranieri pare bolognesi. In gara 2 un pessimo avvio di Bassani, una buona partita di Aldegheri, i suoi rilievi Umberto Rivera hanno permesso al Parma, con 8 italiani di formazione italiana in campo, di vincere due partite in quella che è il remake della finalissima scudetto dell'anno passato. Il Nettuno ha perso 6-3 e 8-5 le due gare allo Steno Borghese, quindi anche il San Marino di Mario Chiarini si trova a una sola partita dall'accesso alla finalissima. Nettuno che ha pagato lo scarso rendimento dei propri lanciatori, monti di lancio anche insomma colpito da molti infortuni. Ruiz ha subito 4 punti al primo inning con un moonshot home run di Federico Celli, poi non ha saputo resiste dalla grande, ha preso solo un punto. Giovanni Carbella segna il 5-1 con un solo home, il 6-1 sull'unica valida subita da un positivissimo Hernandez. Il Nettuno si è avvicinato, ma una doppia chiamata arbitrale sbagliata su una battuta di Angulo con Rodriguez in base ha evitato il fuoricampo, palla che era uscita, gli arbitri non si sono accorti. Angulo ha proseguito la corsa fino alla terza, Pizzicone ha chiamato out, una scivolata di Angulo che sembrava nettamente salva. Nettuno va segnato un altro punto su Perez, Baez però ha chiuso le porte e concesso al San Marino la prima vittoria. In gara 2 anche qui brutta partenza nettunese, Andreozzi al secondo subisce un two run shot di Reginato che apre le danze per San Marino, un bruttissimo errore su un facile pop interno di Rodriguez permette al San Marino di segnare altri 3 punti nella ripresa, 3 punti poi bissati con Nicola Carbella sul monte. I nettunesi hanno giocato 6.1 riprese con Nicola Carbella e Giovanni Carbella, due esterni, quel lanciatore se la sono cavata benissimo, solo 3 punti presi. Molto bene Giovanni, che nella prima sua apparizione in carriera da lanciatore ha fatto 9 out su 9 battitori affrontati con ben 4 K. Giovanni devastante anche nel box, un altro home run che bissa quello della prima sera e un doppio che sono valsi i primi 2 RBI del Nettuno. Nettuno che poi su Coveri al settimo inning ha accorciato, è arrivato all'8 a 5, una scellerata corsa sulle basi di Nicola Carbella che non ha capito il segnale di stop di Villalobos e valsa al secondo out a casa, poi un K su Noguera con due corridori in base, ha levato le castagne sul fuoco a Chiarini che ha messo Mazzocchi un po' troppo in ritardo visto la partita no di Coveri. Poi Mazzocchi anche con un po' di fortuna sulle linee di Mazzanti è entrata direttamente sul suo guanto e quella di Nicola Carbella spenta sia a pochi metri dal warning track ha permesso alla formazione sammarinese di vincere 8 a 5 e anche qui c'è la possibilità al Serravalle martedì alle 7 e mezza di brindare un accesso ai playoff dopo un anno lontano dalla post season. Che dire, ricordiamo che l'appuntamento fra San Marino e Nettuno sarà sul canale FIPS Channel di YouTube, canale della federazione che sta trasmettendo queste semifinali. Le finali andranno direttamente su Rai Sport in diretta. Da Emanuele Di Nari per questa sera è tutto. Vi do appuntamento la prossima settimana, ma vi ricordo sempre di seguire il Bar del Baseball perché le notizie, i video passano sempre prima da noi, canale YouTube, pagina Facebook, Instagram, Twitter, il nostro sito, insomma, chi più ne ha, chi ne più ne metta, un saluto e buona settimana a tutti. Ciao a tutti, cari amici del Bar del Baseball, da parte di Loriano Zannoni, il commento per San Marino, per quanto riguarda questo San Marino che torna a Serravalle nell'antica Repubblica con 2 vittorie nella serie nel tentativo di chiuderla in casa per poi passare eventualmente alla finale scudetto. È una parola che ancora non si fa perché ancora la serie ovviamente non è chiusa e anche perché Nettuno City ha dimostrato di saper vincere a Serravalle, quindi quel che succederà lo vedremo a partire da gara 3. Quello che è successo però è stato un San Marino molto 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 attento, preciso e soprattutto senza errori. Un atteggiamento difensivo ottimo, anche delle buonissime giocate dal punto di vista singolo, oltre che di squadra,
con la chiusura di alcuni out in diamante per nulla facili, e soprattutto un San Marino che ha trovato diversi protagonisti tra le due gare, entrambe finite, è vero, col punteggio, col distacco di 3 punti, 6-3 alla prima e 8-5 alla seconda, però con protagonisti diversi. Se è vero che i primi 4 punti al primo inning del 4-0 sammarinese sono arrivati grazie a Flores e soprattutto a Federico Celli, che ha realizzato il fuoricampo da 3 punti che ha portato il 4-0, poi in gara 2 sono successe cose diverse. In gara 1 i protagonisti, i grandi bombardieri e un Montedilancio che con Quevedo ha concesso veramente il minimo indispensabile a quello che i numeri dicevano che è il lineup più forte del campionato, l'unico che batte sopra quota 300 in questa stagione 2019 di Serie A1. Ebbene, Quevedo ha concesso la miseria di 3 valide, oltre che una base ball nei suoi 7 inning. Direi che meglio di così non si poteva fare. Il resto ci ha pensato all'inizio Celli e il lineup sammarinese, andando subito in fuga, che Neptune City ha cercato di rintuzzare nel finale, non riuscendoci, anche grazie a un super rilievo di Baez, che ha firmato la salvezza. In effetti, i due partenti e i due autori delle salvezze sono stati decisivi in questo 2-0, perché anche in gara 2 Alessandro Maestri, 5 inning lanciati per lui, un solo punto concesso al Nettuno City, poi dopo i rilievi di Coveri, di Cherubini e poi di Coveri è arrivato Mazzocchi. Anche lì Mazzocchi ha concesso praticamente niente tranne un colpito e ha chiuso dopo che il Nettuno City da quell'8-0 sembrava non poter recuperare, invece stava recuperando e addirittura ha messo nel box il punto dell'eventuale pari nel finale. Però è entrato Mazzocchi e non ha sostanzialmente più fatto vedere palla. Si diceva dei protagonisti diversi, al di là è ovvio del monte di lancio, sono diversi per forza di cose, sono stati diversi anche nel box, perché in gara 2 Reginato 3 su 5 con fuoricampo, 3 valide anche Rondon, 2 doppi per Giordani in una serata in cui, ad esempio, Flores, Romero e Celli non hanno battuto come sono capaci di fare, ma ci sta ampiamente per quello poi che hanno fatto nella serata precedente, ci mancherebbe. Però una serata in cui Flores, Romero e Celli battono 1 su 14, emergono nuovi protagonisti ed è stata un po' questa la forza, il saper dare ognuno il suo contributo in 2 serate, entrambe importanti ovviamente. In gara 2 si è detto della vittoria di Maestri, della salvezza di Mazzocchi. Gara 3 vedremo chi saranno i partenti per entrambe le squadre. Chiaramente possibilità per entrambi i manager di mischiare le carte e di vedere chi sicuramente dà più affidamento anche in rapporto alla spesa di energie e di lanci avvenuta in gara 1. Vedremo se da una parte saranno Ruiz o Hernandez, vedremo dall'altra parte se sarà ancora Quevedo a prendersi il primo lancio di gara 3. Un saluto a tutti da parte di Luriano Zanoni. Parma è a un passo dal sogno, la Fortitudo invece è alle spalle al muro. E questo è il verdetto del primo weekend di semifinali di scudetto della Serie 1 di baseball. Il Parma Clima ha infatti espugnato per 2 volte lo stadio Gianni Falchi di Bologna, lo stadio della Fortitudo Baseball, campione d'Europa in carica e vincitrice della regular season, e ora è una partita da raggiungere di nuovo, dopo lo scorso anno, la finale scudetto. Parma ha giocato un weekend a dir poco perfetto, l'ha giocato sia in attacco, dove è stato trascinato da un Mercuri davvero in stato di grazia, che sul monte di lancio, dove Casanova e Aldeghieri hanno bene figurato e bene supportati dal parco di Lievi. In difesa grandi giocate per la formazione Ducali, con addirittura Pom capace di rubare un fuoricampo a John Polonius in occasione di gara 2, la gara di riscatto che doveva essere per la Fortitudo, ma che invece non è stato. Bologna è sotto 2-0, ha giocato probabilmente il peggiore weekend degli ultimi anni, è uscita la Fortitudo sconfitta davanti al proprio pubblico e cercherà ora il riscatto nelle 2 gare in programma martedì e mercoledì allo stadio Nino Cavalli di Parma. Steven Peraxis sarà il lanciatore partente di gara 3, sarà lui chiamato a tenere sul monte di lancio dopo le difficoltà riscontrate dai pitcher felsini.
in gara 4 Bologna spera di arrivarci e spera di confidare sulle ottime prestazioni di un Pizzicone apparso in grande crescita e di un Crepaldi che dopo l'infortunio di inizio anno si sta confermando come un rilievo di grandissima qualità, elemento molto utile per la formazione di Gilberto Gerardi per la nazionale in vista degli impegni dell'Europeo e presumibilmente anche, a meno di clamorosi arachiri, della qualificazione olimpica che si disputerà proprio a Bologna e Parma. E sarà Parma a tenere quindi banco, a ospitare nei prossimi giorni una sfida che negli ultimi anni sta regalando grandi sorprese e anche quest'anno ha dimostrato come nei playoff, nonostante si parti con un vantaggio del fattore campo, tutto riparta da zero, dove chi ha dominato può essere costretto a inseguire e dove chi ha inseguito per tutto l'anno si trovi a 27 out dalla ritornare in finale scudetto. Questa per ora è Parma-Bologna, tra poche ore avremo il terzo atto di una serie che potrebbe regalare ancora tante sorprese. Da Bologna un saluto a tutto il bar del baseball e a tutti i fan da parte di Daniele Macchioli. Un saluto a tutti da una Parma tanto incredula quanto felice per il risultato maturato nelle prime due partite del turno di semifinale dei playoff. Il Parma Clima è andato a vincere due volte e lo ha fatto con pieno merito sul campo della favorita Fortitudo Bologna, squadra che era imbattuta sul proprio campo dalla fine di agosto del 2017, da quella gara 5 di semifinale persa contro il Rimini. Bologna da allora aveva fatto percorso netto, 30 partite giocate dal Gianni Falchi in campionato e 30 vittorie consecutive playoff del 2018 compresi. Questo ovviamente dà idea della portata dell'impresa del Parma Clima, un'impresa che però deve essere completata, non può rimanere fine a se stessa. Martedì e mercoledì, eventualmente in gara 4, il Parma avrà tra le mura amiche del Nino Cavalli, che fra l'altro quest'anno particolarmente amico non lo è stato, i match point per sovvertire definitivamente un pronostico che molti davano come segnato in partenza. I playoff però sono un'altra cosa, si parte dallo 0-0, entrano in gioco fattori diversi rispetto a quelli che hanno regolato la prima parte della stagione, la pressione su chi deve assolutamente vincere partendo con i favori del pronostico, la consapevolezza di non aver nulla da perdere da parte del cosiddetto underdog. E quindi ci si sorprende, ma fino a un certo punto, anche perché il Parma Clima di Guido Poma aveva già dimostrato lo scorso anno come possa essere considerato ormai una squadra da playoff. Parma ha ritrovato il suo Erle Casanova, soprattutto nelle ultime riprese, la quinta, la sesta e la settima, lanciate in gara 1 al Falchi. Dopo qualche titubanza iniziale, il gigante cubano ha preso il ritmo, è arrivato quasi a 120 lanci, con la squadra nettamente in vantaggio. In gara 2 invece c'è stato l'apoteosi dei lanciatori italiani, quello che si presumeva a inizio stagione, mai fare pronostici, l'anello debole della squadra di Gianguido Poma. Bene Mattia Aldeghieri, bene Junior Roberto dopo un girone di ritorno piuttosto difficile, bene come closer Yomel Rivera, 3 su e 3 giù nel corso della nona ripresa. Parma deve fare adesso i conti con la forza, con il carattere, con la voglia di risalire la corrente della Fortitudo. E lo dovrà fare senza i suoi giocatori stranieri di posizione, perché si è infortunato, un problema di lussazione alla spalla all'interbase Charlie Mirabal, un problema che potrebbe limitare il rendimento del ricevitore Vignale. Se però chi li ha sostituiti non li ha fatti rimpiangere, soprattutto Mattia Mercuri, il nettunese da quest'anno alla corte del Parma, che è subentrato con il Parma sotto 1-0 al terzo inning della prima partita e sul primo lancio ricevuto ha battuto un fuoricampo contro un Rivero che fino a quel momento era stato assolutamente intoccabile con 9 strikeout sugli 11 battitori affrontati. Ha giocato molto bene la routine difensiva, ha fatto anche qualche buona giocata oltre la routine, in verità Mattia Mercuri.
Il ricevitore Victor Grasso è stato generosissimo come al solito nella seconda partita. Si sa che il suo apporto nel box di battuta non può essere eccellente, però sicuramente è un buon backup per Rafael Viñales. Ma ora bisogna guardare avanti, dimenticarsi quanto è avvenuto in gara 1 e in gara 2, resettare tutto e concentrarsi sulla terza partita. Terza partita che vedrà come lanciatore partente Marc-André Habeck, in quanto Casanova, ormai lo sanno tutti, ha tempi di recupero abbastanza laboriosi. Quale sarà la strategia di Gianguidò Poma? Beh, molto simile a quella dell'anno scorso. Si vede chi c'è e quanto può essere abile a salire sul monte di lancio e quanti lanci di qualità potrà dare. Lunedì rientra a Parma anche Mauro Schiavoni, che è stato come media PGL il miglior lanciatore del Parma Clima nella regular season. Potrebbe dare respiro nella rotazione dei lanciatori italiani, ma anche nella partita degli stranieri. Dicevamo Habeck partente e poi si vedrà. Dipenderà dal risultato, dipenderà soprattutto da cosa farà la difesa dietro ad Habeck e a cosa farà un box di battuta che a Bologna si è espresso con una continuità che non era stata così elevata nelle ultime uscite di campionato. A Parma c'è grande attesa, grande aspettativa per gara 3 e per l'eventuale gara 4. Si giocherà alle 20:30. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni, quello che lo scorso anno è stato il decimo o l'undicesimo uomo in campo, considerando il DH per la Parma del baseball, che davvero adesso sogna ad occhi aperti, però tenendo i piedi saldamente a terra. Come andrà a finire la serie? Lo sapremo ben presto. Un saluto a tutti da Gianluigi Carestani da Parma. Ciao 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 ciao.